questo suolo il nuovo uomo che sarò. Scorrono fiumi di inchiostro blu da riempirci il po'. Ciao a tutti, sono con Gechesa, no, Giacomo in arte Gechesa, direi, stavo per dire in arte Giacomo. E abbiamo qua una domanda al volo per te sull'album Jake Blues, che è il primo, primo da solo, terzo in totale, diciamo, perché avevo anche un gruppo prima, reggae, One Up Sound, con cui ho fatto due dischi. E la One Up invece poi è diventata la tua etichetta? No, poi sono entrato in un gruppo anche hip hop, il Do Your Thang, e il Do Your Thang è diventata la mia etichetta. Ah, ok. Ok, perfetto. E senti, ascoltando Jake Blues sono capitato su due canzoni in particolare, una che è W, come la, ok, e che ha la base dei Brian Johnston Massacre, e poi c'è tutta una citazione di varie serie TV, e la seconda invece è Sunrise, quella sull'alba, e praticamente le due domande sono collegate in qualche modo, perché Black di Norah Jones l'ho sentita in Breaking Bad. È un pezzo, vabbè, diciamo un finale di stagione si chiude con quel pezzo. E il pezzo invece dei Brian Johnstown Massacre è praticamente la sigla di Boardwalk Empire. Quindi i riferimenti sono puramente per le serie TV, o ti piacciono anche Brian Johnstown Massacre, Danger Mouse, la produzione, tutto quello che viene, diciamo? Ah, in realtà li ho conosciuti per la sigla, sono onesto. Poi me li sono un po' andati a sentire, e effettivamente c'è qualcos'altro che posso anche rubare, cioè, in futuro da loro. Grande, grande suono. Mi faceva impressione appunto il crossover tra rock o comunque artisti che appartengono a un altro genere, al tuo, che è un po' il rap, reggae, la base, insomma, via dicendo. Ma guarda, sì, amo, vabbè, ormai diciamo che una parola che va molto di moda è contaminazione, no? E ormai non si inventa più molto cose nuove, ma si cerca di rielaborare cose vecchie, quindi alla fine io sono sempre, diciamo, più uno riesce a mischiare alti esempi di generi, va bene. Io per esempio un disco di riferimento è Distant Relatives, dove Nas e Damian Marley uniscono hip hop e reggae, insomma, in maniera eccezionale, per cui bomba. Damian Marley, tra l'altro, sono l'unico dei figli di Bob Marley che ha proposto qualcosa di origine. Siamo d'accordissimo, possiamo continuare a parlare di musica un'altra ora dietro, questo è perfetto. Perfetto. Quindi a posto così, grazie Jack, grazie e voi, buon concerto, direi. Dai. Ciao a tutti gli amici di Sound Meter e Elefanti, siamo Silo e qua un componente dei Lions Wave. Ciao, sono Federico, chitarrista dei Lions Wave. Dai, eccoci qua. Ragazzi, vi abbiamo visto oggi sul palco insieme a Gechesa. Ci volete raccontare qualcosa in merito a questa collaborazione? Ah, voglio. Allora, con Gechesa la cosa in realtà ha radici molto vecchie, perché quando abbiamo cominciato a fare musica entrambi, sia io che lui, con i nostri sound, abbiamo iniziato proprio nella scena reggae, diciamo, e dancehall, centri sociali, e io con la mia groovy La Panfili, lui con la sua One Up, e da lì è cominciata questa collaborazione che poi è continuata anche con il Do Your Thang, che è un'etichetta romana indipendente con cui collaboriamo entrambi. E quindi, insomma, questa serata in particolare c'è stata proposta appunto da Tropipop, che è stata un po' l'inizio, diciamo, di questa collaborazione, la prima volta che succede. E invece tra di voi la collaborazione come è nata? Quando è nata? Ci raccontate una chicca, un retroscena? Noi abbiamo cominciato a suonare reggae ormai da 3-4 anni. Noi come band, dopodiché, facendo le prime esperienze nel reggae, abbiamo conosciuto tramite locali, serate, amici in comune, il signor Silo, e da lì è nata un'amicizia, una collaborazione artistica, insomma un percorso insieme che piano piano ci sta portando a obiettivi abbastanza concreti, a fare musica propria, sempre con passione, con voglia, con amore, insomma, verso questo genere musicale. Diciamo che la necessità era quella di, appunto, la voglia era quella di creare una band e di arrangiare i pezzi con dei musicisti proprio, e di mantenere la musica live e di fare i concerti. Sì, poi insomma vedere suonare 8 persone insieme alla stessa canzone non è la stessa cosa che vederne una. Poi insomma io apprezzo entrambe le... mi capita molto spesso di suonare anche con DJ live, quindi apprezzo
entrambe le situazioni. Però comunque diciamo che il mio obiettivo principale è quello comunque di mantenerla live, quindi con una band, e mano a mano abbiamo trovato una formazione che adesso è quella della Jones Wave. Poi ci sono stati vari, insomma, pregressi, che noi sono cambiati. Alla fine adesso la formazione si è consolidata e speriamo che sia questa per sempre. Sappiamo che da poco avete tra l'altro lanciato anche una traccia insieme, no? Che sta girando molto. Sì, allora la traccia si chiama Every Time. Abbiamo fatto un video che è uscito quest'estate, a maggio mi pare, manco mi ricordo bene. Comunque prima di More Coffee, quindi maggio, sì. E appunto Every Time è, diciamo, un po' la corona che c'è su questa collaborazione con il Do Your Thang, e perché poi c'è anche Pac-Man dentro, che è un altro artista sempre del Do Your Thang. E quindi la canzone in realtà è stata scritta 2 anni fa in quello che fu il covo, chiamato così, del Do Your Thang, cioè un posto dove ci riunivamo a Trastevere, e che appunto è stato veramente molto, dal punto di vista artistico, un motore per il Do Your Thang. Ha fatto uscire pezzi che ancora appunto tuttora continuano a uscire. E quindi ecco, speriamo che, penso che ci saranno anche altre collaborazioni. Questa è la prima, insomma. Ben venga. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie.